forse al 100%, perché Mourinho a Siena piangeva come una fontana perché sapeva che avrebbe lasciato l'Inter. Ti ho trascinato, ecco, al 100%, Buffon. Ed ecco un eterno ragazzo. Anche oggi due grandi parate nel primo tempo, la Juve consegna Prandelli, un grande campione che è in grandissima condizione. È in una forma strepitosa, ha giocato un campionato fantastico e poi nello spogliatoio servono questi giocatori, perché quando arriva un nuovo acquisto, ecco, pronti a dare anche l'esempio. Dello scudetto, la Juventus campione d'Italia 2013-2014, terzo anno consecutivo, un'impresa che non riusciva dagli anni 30 della grande Juve di Capcano. Scudetto a suon di record, 19 vittorie su 19 in casa, 102 punti, un numero che solo a nominarlo mette i brividi. Poi stagliati da soli, l'anno prossimo fin dalla prima giornata si faranno confronti con questi punteggi, con questi numeri che saranno veramente ineguagliabili. Non lo so per quanti anni, poi è chiaro che si batte tutto, però arrivare a 102 punti, chissà quanto tempo ci vorrà. Questa è la foto ufficiale, i giocatori della Juve posano con la Coppa dello Scudetto, la Juventus campione d'Italia per il 2013-2014. A questo punto di nuovo in studio a Milano, Ilaria D'Amico.